E ci siamo visti Sì, sì, finalmente di perché è un po' che ci persona. conosciamo, però non ci siamo mai incontrati ufficialmente così. Non so come si dice. Tantissime chiavi, questa è per cassetta, questa è per cancello, questo è per cancello dentro e tantissime chiavi. Poi soprattutto è difficile, non Cioè, il punto è che non si trovano le regole per fare domanda per un visto. qua. Ciao! Ciao! Ciao a tutti ragazzi, sono con Enrico ha sfocato! Enrico Sfocato, bene. Yeah. Com'è sfocato? Prima era un po' sfocato. Adesso a fuoco? Adesso sì. Io non vedo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video oggi con Enrico Stero! Yay! Oggi Yay! sono venuto a trovare Enrico e cosa siamo qui a fare oggi? A divertirci, a mangiare bene, no, 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 a chiacchierare Sì? nelle cose, nella nostra vita, Della in nostra Giappone, in vita, Italia, sì. forse. Sì. Oggi iniziamo con cosa iniziamo? Abbiamo dei video oggi in programma, eh? Sì, Vabbè, qualcosa ci siamo. innanzitutto, per chi non conosce Enrico, immagino che molti, no, molti di voi la conoscono, però molti di voi vogliono conoscere chi è Enrico. Piacere. Piacere, Enrico. Mi chiamo Eriko, sono giapponese, sono di Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki des. Nagasaki Chonpon. Ciampon! Chonpon, Il sì. cibo di Nagasaki. Sì. E adesso siamo in Italia e ci siamo visti Sì, finalmente sì, di perché è un po' che ci persona. conosciamo, però non ci siamo mai incontrati ufficialmente così. Io di solito insegno qui Sì, giapponese. questa è la scuola di elicottero, quindi posso dire dove siamo? Siamo a Padova. Padova, la scuola si chiama Oltrelingua. Oltrelingua, quindi se volete fare lezioni con Enrico potete Venite andare qui. a Padova e Oltrelingua. Oh, grazie di essere venuto fino qua, ce la 3 ore. No, io ero sa. convinto fosse più vicino, però vabbè, mi ha fatto piacere, poi mi piace Padova, quindi No? sì. So, quindi normalmente insegno qui giapponese, però qualche volta, siccome ho studiato la musica, faccio anche concerti in giro e ultimamente sto facendo video su YouTube. È vero, sì, ma infatti ha fatto anche lei il video dello bento? È vero. Ah no, ha fatto gli onigiri, o bento Onigiri madeatine. devo fare ancora, sì. Accidenti, se lo fai meglio No, di lo farò, lo Kumiko, farò. poi è un No, problema. Kumiko è più brava, No, Kumiko sicuramente. sicuramente no. Davvero? Fai così schifo anche te. Dai, scritte qua e te da Ah, Onigiri. sarebbe stato di Munga Kaiter. L'ho scritto io, dai, Ah, sì. sì? Ah, sì. No, comunque, sì, ho visto tanti video di Seba e sì, volevo. Sì, sono molto contenta di essere qui con te. Ehi, ehi. E Yay! cosa, come mai sei venuta in Italia? Perché adesso sono 10 anni che vivi qui. Sì, ormai è passato 10 anni da quando sono venuta in Italia, sì, Sì. all'inizio. Praticamente abbiamo fatto uno scambio io e te. Io sono Suonare? andato in Giappone e tu sei venuta in Italia. No, perché quando ero in Giappone studiavo già la musica classica, Ah sì? Ma pianoforte e canto lirico. tutti i giapponesi studiano pianoforte. Cioè, almeno uno Sì, su tre giapponesi su cinque o sanno. violino. Sì, o il violino, sì. Poi ho voluto venire in Italia a, come si dice, a approfondire lo Approfondire? studio, Sì. soprattutto canto lirico, perché l'opera è per me Italia, Sì. quindi per questo sono venuta in Italia all'inizio. Poi mi sono diplomata al Conservatorio di Padova e poi ho cominciato a lavorare come insegnante di giapponese e poi fare anche concerti qualche volta, però non faccio Lirica o concerti pop? pop. Oh, l'ho vista cantare Rossana, se non l'avete vista cantare Rossana, un pezzetto. Sì. No, Ecco. no, però di solito canto in Ah giapponese, però sì? siccome Tipo. Rossana è il mio fumetto preferito, Ah sì? allora ho imparato la sigla di Rossana, ma solo quella, Ah, in italiano. ok. Sì, in giapponese ho visto che hai cantato con Totoro. Quella cantata in. L'ho incontrata anch'io quella sera. Sì, perché abbiamo fatto uno show per beneficenza, una sfilata di moda. E Davvero? Davvero? c'era lei e anche sua figlia. C'era anche la figlia, vero? Sì, Sì, sì. Yu Yu. Sì, sì, allora sono stati molto gentili. Totoro. Vabbè, niente. E così quindi la musica, per Per musica sono musica venuta su. in Italia, però sinceramente non me l'aspettavo che quando sono arrivata in Italia ho visto tantissime manifestazioni che riguardano la cultura Sì, giapponese. c'è un po' il boom in questi Sì, anni, poi ci si è sono fatto. tanti ragazzi, tante persone che fanno cosplay o non so, giocano ai videogiochi giapponesi, fumetti, manga, Sushi anime, sushi ovunque. ovunque. C'è più sushi qui che Quindi in sì, cioè Giappone. io sono venuta in
Italia per imparare la musica italiana, ma alla fine io sto facendo musica giapponese in Italia perché mi chiedono la musica giapponese. Io canto quasi sempre in giapponese perché... In Italia? No, beh, io canto su... faccio le mie canzoni e così, ma canto praticamente quello più in giapponese perché pare che è più facile secondo me cantare in giapponese che in italiano. Ah sì? Secondo me sì, è molto facile anche scrivere le parole perché è tutto a sillabe, quindi è molto è facile. Vero. Sì. E non ci sono problemi di pronuncia come magari potrei avere in inglese o in italiano posso fare più. Sì. Sì, quindi sì. Poi adesso ultimamente non c'entra tanto la musica con la musica, però faccio i video in cui parlo della cultura giapponese, a volte parlo cose personali, così la mia vita in Italia. Così. Ma è stato difficile ambientarti qui? Cos'è stata la cosa più difficile? Ormai no, cioè nel ormai senso, 10 anni. Sì, mi trovo bene in Italia, poi sempre io ho detto anche se è passato 10 anni, sempre questo periodo che sono in Italia, mi trovo bene e mi piace vivere in Italia, però sì, ovviamente è tutto diverso. Sì. Cioè, in realtà dietro questa telecamera c'è Duomo. Sì, siamo davanti, poi adesso vi faccio vedere perché cioè, questo panorama in Giappone non esiste, quindi no. Basta essere lì in mezzo della città, vedi tutte le cose diverse. Sì, sì, sì. Questa a me piace perché è una città occidentale, sì. Però poi è super antico. Viverci è difficile, comunque la prima cosa è la lingua. Sì, vabbè, la lingua sicuramente io è difficile, sapevo. L'italiano. Sì, certo. Certo. I verbi, sopra le coniugazioni saranno difficili. Sì, poi gli articoli. Gli articoli, ah sì è vero, ogni... Ma, singolare, plurale, femminile, maschile, io faccio tutto a caso. Ok, poi facciamo il video in cui ti chiedo i trapassati remoti dei vari verbi. Conobi, toka? Sì, brava, brava, brava. Andai, toka. Poi mi li puoi chiedere a me in giapponese. Ah. Tanto è facile. C'è una forma in giapponese. Ikimashita. Ikimashita, finisce. Oh, sì, la lingua, poi... tante cose che non capivo come funzionano, per esempio abitavo in centro, sì. E poi ho affittato un appartamentino piccolo, poi non so le bollette, come si dice, bollette sì. Di gas, cioè io per esempio dopo un mese, solo un mese mi è arrivato più di 150 euro di... non ho fatto niente, però la padrona mi ha spiegato che quello è, non so, stimolato del passato, eccetera, eccetera, quindi la prossima volta pagherai meno. Cioè, non capisco questa cosa, come calcolano. Cioè, anche se sono quelle cose piccole, però per me se è diverso, poi specie se mi spiegano in una lingua diversa, non capivo nulla. No, in Giappone devo dire che sono super regolari, sì. Con le bollette, se non le paghi il mese dopo. Poi comunque paghi solo quello che hai consumato. Esatto, ogni mese, cioè esatto, non esatto. Perché passato, non so, c'è stato, non so, qualcosa in più, allora devo pagare adesso anch'io, poi prossima volta paghi meno, cioè non capisco questa cosa. Ah, perché tu hai detto, io non lo so, ma perché anche io, in effetti, sono un italiano che sono 10 anni quasi che non vive in Italia, quindi adesso che sto vivendo per un paio di mesi vicino a Milano, faccio fatica anch'io a capire delle cose, sì. Cioè non... Per esempio, l'acqua calda, come funziona? Cioè non è così intuitivo, come in Giappone metti i gradi, esce l'acqua calda e sei a posto. Sì. Qua? No. No. No! Non lo so, devo aprire un rubinetto da una parte e girare una manovella dall'altra. Oh. Anche con le chiavi io faccio fatica, a volte mi chiudo dentro e non riesco più a uscire dal bagno. Come? Ah, perché sono dure? Sì, poi, cioè, io non so, quando ero università, sì. Studentessa, avevo un appartamentino per studenti, ma avevo la chiave con la carta, sì. Come si dice? Kadoki. Kadoki. Sì, poi faccio P e si apriva, P e chiudo. Invece non so come si dice. Tantissime chiavi, questa è per cassetta, questa è per cancello, questo è il cancello dentro e tantissime chiavi. Poi soprattutto è difficile, non so, perché non basta chiudere una volta. Cioè in Giappone chiudi e basta. Invece sì. Due o tre volte. Sì, sì, perché, volte. Ma sai perché? Perché tanti edifici e tante porte ovviamente di questi edifici sono in Italia sono proprio vecchi. In Giappone dovete capire che comunque la maggior parte delle case in ogni 20-30 anni le demoliscono e le fanno nuove, non la maggior parte. Perché comunque anche il costo di affittare, cioè se tu prendi una casa di 30 anni fa e l'affitti adesso, ti costa niente in Giappone, non le possono neanche affittare, sì. Perché proprio cala il prezzo delle case dopo un po'. Puoi fare rinnovare, sai, quindi io chiedo, cioè fanno ogni tanto adesso rinnovamenti, però non così tanto.
I giapponesi vogliono stare in una casa nuova, di nuova, solito. Moderna, sì. Sì, dove non ci sono stati suicidi. Però ci sono i jikobuken. Yeah. I jikobuken sono le case in cui è successo qualcosa in passato. Però le vendono, li puoi affittare. Per esempio, una cosa che magari avrei avuto problemi a capire, convalidare. Hai capito subito come si fa? Che cos'è? No, per fortuna questa cosa c'era scritto anche nel libro di guida. Quindi state attenti che non basta comprare il biglietto, ma bisogna fare convalidare, se no, oppure scrivere la data. Scrivere, sì. Davvero? Sì, sì, sì. Vedi, ogni giorno si scopre qualcosa in più. Poi un'altra cosa interessante, le poste, tipo, te per avere la tessera, quanto ci hanno messo per darti la carta, cioè, Zairyukado, non so come si chiama la carta di dentro. All'inizio tantissimo, adesso ho migliorato un po', dopo forse 4 mesi mi arriva, se rinnovo, però una volta... C'è una mia amica giapponese, per fortuna nel mio caso è arrivato abbastanza in un tempo. In tempo, però la mia amica ha fatto la richiesta, sì. E poi di solito con motivo di studente permesso di soggiorno dura 1 anno, sì. Però la carta è arrivata dopo un anno, quindi cioè quando è arrivata la carta fisica è scaduta. No, ma infatti perché... No, ma questa è una cosa divertente perché anche il mio amico giapponese è dovuto andare alle poste per spedire un pacco in questura. Sì, sì. Ma non potevi portarlo in questura direttamente. No, bisogna spedire a Roma, penso. Ah, lo spediscono a Roma? Ah, ok, so... questo non abbiamo capito. E mi ha detto che ci vogliono, cioè, tipo tra 3 mesi, lui adesso che... Cos'è? Adesso è gennaio, in aprile deve andare in questura a fare poi la domanda vera e propria. E dopo 6 mesi, da quando è andato in questura, gli danno questa... E anche lì dipende... Chi trovi, nel senso, sì? Se manca qualche documento che porti, però se trovi uno gentile, ti dice, ah va bene lo stesso. Sì. Invece se trovi uno molto severo, devi tornare. Ah sì? Ma anche fare domanda dal Giappone, proprio il consolato, cioè l'ambasciata italiana sono... Molto. Mi ha detto che c'è una donna che lavora lì che è veramente famosa. Sì, è famosa. C'è una donna che lavora in ambasciata che se sta guardando il video speriamo di no, che la odiano tutti, cioè ci sono un sacco di blog e post su però cui... dicono che lei fa apposta così i giapponesi devono capire che in Italia non funzionerebbe così facile come in Giappone. Però alla fine, cioè in Giappone seguono le regole, cioè il punto è che non si trovano le regole per fare domanda per un visto, cioè le devi proprio cercare, sì. E andare nei blog dei giapponesi a cercare come fare. Il mio amico giapponese era disperato perché non sapeva e non sai se ti arriva o non ti arriva. Ah sì, poi ognuno dice cose diverse, quindi non sai chi crede. Infatti, cioè, spesso quando sento parlare di Giappone, tanti anche sui social piuttosto che su YouTube, dicono tanto che il Giappone, la burocrazia è veramente una... è veramente, insomma, è pesante la burocrazia in Giappone, sì. Però io preferisco il modo giapponese perché almeno ci sono delle regole. Sì, se poi tu, se segui, ok. Se segui ti danno il visto e ti danno tutto. In Italia no. Non si sa mai. Per se esempio, sei fortunato sì, ma magari no. In Italia hai avuto problemi a fare amici italiani, a conoscere italiani? Sì, sì, perché al conservatorio sì, c'erano gli studenti italiani, però i corsi che seguivo io spesso era tipo io e la maestra di canto. Ah, quindi non c'erano altri studenti? C'erano qualche studente che assisteva alla lezione, però non era tipo come classroom, aula, dove ci sono gli studenti. Cioè dopo gli anni c'erano per esempio la lezione di storia, lezione di, come si dice, letteratura. Allora dovevamo seguire tutti quanti, quindi eravamo, non so, 30. Ma in italiano hai fatto tutte queste lezioni o in inglese? In italiano. In italiano? E non capivo niente. Ta-da! No, però... alla fine ho passato, non so perché io sempre sorridevo e lezione orale sì così è passato. No, in realtà ho studiato abbastanza. Beh, però immagino. Ho fatto tanta fatica, poi sì, ho fatto anche fatica per trovare infatti l'amicizia, perché essendo straniera che non parlava ancora bene l'italiano, in più le lezioni sono quasi, cioè, singole, nel senso io e maestra, quindi c'era poca occasione in cui posso provare a parlare, trovare gli amici, quindi in realtà ci conosciamo di persona, cioè nel senso di faccia, allora usciamo insieme a bere, mangiare qualcosa in più. In realtà no, io in Giappone ovviamente ho gli amici, beh, che conosci da con una cui vita. Non so, posso parlare di tutto, ma in Italia in realtà ho pochi amici. Davvero? Sì. Non
たら誰たちもいいよ。友達いないよ。え、そんなことない。あんまりいない。え、本当に？うん。少ない。イタリア人の友達は。日本の方が友達いるかも。いや、ミチンジャポネ。どっちでもいっぱいいるけど、どっちかといえばペンスがピアミチンジャポネ。I miei amici di infanzia ce li ho anche tanti in Italia. Nuovi amici, qualcuno conosciuto, per esempio Mangaka, con cui hai fatto anche il Japo Tour, siamo diventati amici. Però in Giappone ho più amici proprio da tanto tempo, cioè 10 anni magari ci conosciamo. No, magari le mie amiche più vicine italiane sono perché magari anche loro sanno parlare giapponese. Ah, sì? Oppure anche loro hanno vissuto in Giappone. Okay. Allora abbiamo stesso, come si dice, esperienza a vivere all'estero e lei ha vissuto in Giappone, io in Italia, quindi possiamo capire le nostre condizioni. Perché divergenze, però con una italiana, proprio italiana, che vive qua, sì, diventiamo amiche, però non così strette. Beh, ci vuole tempo alla fine. Ma ho già passato 10 anni. Vabbè ragazzi, se volete diventare amiche di Eriko, andate a visitare il suo canale, Ericottero des. Ecco, bene. Vabbè, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.